Un gruppo di cittadini che non fa parte di nessuno schieramento politico che ha deciso di fondare un comitato qui in Canavese per il no al referendum. Sì, effettivamente in mezzo a questo silenzio assordante che si avverte a livello nazionale addirittura, noi abbiamo espresso una certa sensibilità rispetto a questo problema del taglio dei parlamentari e abbiamo preso posizione per tentare di sensibilizzare a nostra volta la cittadinanza in funzione di un pronunciamento favorevole al no al taglio dei parlamentari. Qual è il motivo? Il motivo, beh, sarebbe troppo facile dire che il motivo del risparmio economico è un motivo irrilevante, se no addirittura risibile. Il risparmio corrisponde al costo di un caffè all'anno per ogni cittadino. Gli 80 milioni diviso 60 milioni di cittadini, non di elettori, ma di cittadini, e se fate la divisione, corrisponde proprio a 1,36 euro. Quindi il risparmio è una motivazione insignificante rispetto al PIL, no? Considerando che un punto di PIL vale quasi 20 mila miliardi, 20 miliardi di euro. Ecco, la seconda cosa più importante e la motivazione fondamentale per cui noi ci stiamo muovendo è la qualità della democrazia. Non si tagliano i parlamentari per aumentare la qualità della democrazia, ma la qualità della democrazia dal taglio dei parlamentari viene sminuita, viene così abbattuta in modo significativo, anche perché molti territori saranno poco rappresentati in Parlamento. Penso per esempio al Sud Italia, e comunque anche i territori più densamente popolati avranno una perdita secca nel numero dei parlamentari, sia a livello di Camera dei Deputati, sia a livello di Senato. Secondariamente, avremo con il taglio una, così, una percentuale della rappresentatività parlamentare tra le più basse in Europa, lo 0,7% addirittura, mentre adesso mi pare che questa rappresentatività corrisponda all'1%. Ecco, questo vuol dire che ogni deputato, grosso modo, rappresenta al momento attuale sugli 80.000-90.000 cittadini, mentre invece con il taglio, considerando che il taglio corrisponde al 36,5%, ecco, la rappresentatività diminuirebbe in quanto corrisponderebbe a 130.000 cittadini. Ovviamente i senatori, che sono praticamente ancora di meno, rappresenteranno soltanto 180.000 cittadini ciascuno, per cui la rappresentatività a questo punto diventa difficile da capire, perché insomma come si fa obiettivamente ad ammettere una rappresentatività oggettiva dinanzi a dei numeri del genere?